Sindaco, torna a Giochi Briciole Favole, una grande festa per tutta la città che coinvolge famiglie, bambini, con i giochi di una volta, la merenda di una volta, ma soprattutto in una giornata all'aria aperta nel centro storico, cuore pulsante della nostra Tolentina. Esatto, proprio perché il centro storico è il cuore pulsante quando ci metti dentro in questo catino meraviglioso qualche centinaio di bambini che sono l'immagine più bella della nostra vita, della nostra società e delle nostre famiglie, credo che non ci possa essere miglior cuore pulsante. Naturalmente questa magnifica manifestazione intrisa di giochi di una volta, come diceva lei, di merende una volta, appunto riavvicinano i bambini alle nostre tradizioni e li tengono lì fermi e innamorati di quelle che sono le nostre tradizioni. È un momento per essere gioiosi, per stare insieme, per condividere, e quindi è un momento che ci teniamo stretto, ma che è un punto di partenza per capire che questa società è pulita, è buona, la stragrande maggioranza di essa, e da lì bisogna partire per costruire un mondo migliore, anche e soprattutto in un momento così difficile. Stefano Pieroni, assessore alle politiche sociali, ha messo l'accento su una cosa estremamente importante, che almeno per una giornata, grazie a Giochi Briciole e Favole, i bimbi e i ragazzi lasciano la TV, i videogame, lasciano la vita sedentaria per ritornare a giocare all'aria aperta. E quindi non ci facciamo più stupire dagli effetti speciali, che troppo spesso entrano nelle nostre abitazioni, nelle nostre menti, nel nostro modo di essere, nei nostri pensieri quando dobbiamo fare un regalo ai figli. È un'occasione per ritornare ad essere più semplici e più presenti, anche con il coinvolgimento degli stessi genitori e figli, che è una cosa bellissima. Quindi per tutta la giornata si avrà la possibilità di riscoprire i giochi di una volta, ma anche il cibo di una volta. Come dicevamo prima, ecco, la fetta di pane imbevuta di un po' di vino che non ha mai ammazzato nessuno, e zucchero, come si faceva e come io ricordo che faceva anche mia nonna, pane, burro e marmellata o qualcosa del genere. La semplicità, credo che sia giunto il momento che si ripresenti nel nostro modo di essere, anche a livello alimentare.